Petrosino è minorenne arrestato dai carabinieri per estorsione, maltrattamenti, lesioni e droga. Castellammare, spacciatore tenta la fuga rocambolesca per scappare, arrestato dalla polizia. Mazzara, evasione dei domiciliari e false dichiarazioni sulla sua identità, finisce nei guai un mazzarese. Mazzara approvato in consiglio comunale ieri, altri debiti fuori bilancio. Calcio, la mazzarese oggi di scena a Missilmeria, caccia il passaggio del turno in Coppa Italia. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. Un minorenne è stato arrestato dai carabinieri di Petrosino con le accuse di estorsione, maltrattamenti, lesioni e droga. I particolari nel servizio. I carabinieri della stazione di Petrosino hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale per i minori di Palermo, un giovane accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione continuata, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari sono arrivati all'arresto del giovane attraverso la testimonianza di alcune persone, le immagini, i sistemi di videosorveglianza e alcune perquisizioni. Il minore è accusato di estorsioni nei confronti dei propri genitori, che avrebbe messo in atto con violenze fisiche e verbali finalizzate alla consegna di soldi per l'acquisto di droga. Il minore avrebbe anche provocato lesioni a uno zio con spranghe e bastoni assieme ad un'altra persona in corso di identificazione. Il giovane è accusato anche di cessione di stupefacenti a terze persone che sono state deferite e segnalate dai carabinieri alla prefettura di Trapani per uso personale di droga. Il minore è stato accompagnato presso l'istituto Malaspina di Palermo. Un arresto e altri provvedimenti della polizia a Castellammare del Golfo. Il servizio. I poliziotti della sezione investigativa del commissariato di Castellammare del Golfo nei giorni scorsi hanno arrestato un pregiudicato castellammarese con precedenti in materia di stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di alcune quantità di droga destinata allo spaccio dopo un rocambolesco inseguimento iniziato nei pressi dello svincolo autostradale di Alcamo Est, nel corso del quale il presunto spacciatore aveva tentato di disfarsi della sostanza stupefacente in suo possesso lanciandola dal finestrino dell'auto, ha abbandonato il veicolo proseguendo la sua corsa a piedi per le campagne circostanti. I poliziotti però lo hanno raggiunto e bloccato, recuperando anche l'involucro contenente ben 100 grammi di cocaina. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per l'uomo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Sempre gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare del Golfo hanno eseguito anche due ordinanze di divieto di dimora e allontanamento dalle vittime nei confronti di due pregiudicati palermitani, quali negli ultimi mesi si sono resi responsabili di lesioni, danneggiamento, violazione di domicilio e rapina. Evasione e false dichiarazioni sulla propria identità. Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri di Mazzara. Sentiamo. Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Mazzara con le accuse di evasione e dichiarazione falsa sulla propria identità. I militari dell'arma impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno fermato il 28enne a bordo di un mezzo senza patente e documenti di identità. L'uomo ha inoltre fornito ai carabinieri un nominativo falso. Dai successivi accertamenti i militari hanno scoperto che il 28enne era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare nel comune di Vercelli, autorizzato a recarsi al Tribunale di Marsala per vicende giudiziarie in merito a un procedimento penale a suo carico. Non essendoci compatibilità però tra l'orario in cui è stato fermato e l'udienza prevista, il 28enne è stato arrestato.
L'uomo inoltre è stato denunciato per guida senza patente perché revocata, per porto di armi atti ad offendere, in quanto a seguito della perquisizione sull'auto è stato rinvenuto nella portiera del mezzo un coltello a serramanico di genere vietato. Dopo la convalida dell'arresto, il 28enne è tornato a Vercelli ed è accompagnato in carcere come disposto dalla Corte d'Appello di Torino. Lutto nel mondo del giornalismo trapanese. La scorsa notte è venuto a mancare Salvatore Cammareri, meglio conosciuto come Wally, volto storico dell'emittente televisiva locale Telesud, della quale è stato anche direttore e responsabile. Cammareri era molto conosciuto in ambito provinciale, nella sua vita si è occupato a 360 gradi di tanti aspetti della vita provinciale. Alla famiglia di Cammareri e anche a Telesud, la nostra redazione esprime le più sentite condoglianze. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Sono stati ricevuti nei giorni scorsi dal questore di Trapani La Rosa i nuovi 9 vice ispettori vincitori del 16° concorso interno assegnati al termine del periodo di formazione alla questura trapanese. Si tratta dei vice ispettori Angelo Bommentre, Violetta Forestiero, Salvatore Lombardo, Matteo Loporto, Vincenzo Sorrentino e Gian Bartolomeo Spezia, già in servizio con differenti qualifiche presso gli uffici della questura e dei commissariati distaccati, nonché di Natale Cipponeri, Sandro Gioeli e Gianfranco Reina, provenienti rispettivamente il primo dalla sezione di PG presso la Procura di Trapani, i restanti due da quella di Marsala. Il Consiglio Comunale di Marsala nella seduta di ieri pomeriggio ha provveduto all'approvazione di 9 atti deliberativi inerenti altrettanti debiti fuori bilancio, il tutto per un totale di 8.500 euro. A presentare gli atti deliberativi preliminarmente prelevati e poi approvati all'unanimità è stato il Presidente della Commissione Finanze Pino Ferrantelli. Nel corso del dibattito sono intervenuti i vari consiglieri. Oltre ai debiti fuori bilancio, l'Assise di Palazzo 7 Aprile, presieduta da Enzo Sturiano, ha prelevato e poi citato sempre all'unanimità altri 2 atti deliberativi. Il primo riguarda un ordine del giorno per l'avvio di un'indagine conoscitiva sul personale in forza al comune di Marsala. L'altro, un atto di indirizzo, riguarda una richiesta di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici. E ieri pomeriggio è tornato a riunirsi in seduta di prosecuzione anche il Consiglio Comunale di Mazara il Servizio. È tornato a riunirsi ieri pomeriggio in seduta di prosecuzione il Consiglio Comunale di Mazara dopo che il giorno prima è mancato il numero legale sulla votazione di un debito fuori bilancio. E la seduta è stata aperta proprio con la votazione dell'atto deliberativo approvato a maggioranza, così come sono stati approvati a maggioranza i restanti debiti fuori bilancio all'ordine del giorno, alcuni dei quali derivanti da sentenza. Nella seduta di lunedì pomeriggio invece sono stati 8 debiti fuori bilancio approvati dal consesso civico. Ieri pomeriggio in aula erano presenti 10 consiglieri comunali. Prima dell'apertura di un altro punto in trattazione relativo all'esame di un regolamento è venuto meno il numero legale, quindi il presidente Vito Gancitano ha chiuso i lavori. I restanti punti in trattazione saranno esaminati nella prossima seduta utile. Si tratta in particolare del nuovo regolamento comunale per l'erogazione di assistenza economica, una mozione sulla sicurezza denominata Mazara, maggiori controlli nel territorio per debellare atti vandalici che ledono l'immagine della nostra città e il punto relativo all'iniziativa di solidarietà Donne, Vita, Libertà, Sostegno alle donne iraniane.
Proseguono e termineranno entro la fine dell'anno i lavori di realizzazione del playground sportivo in via Belgio, adiacente alla scuola media Boschetto Gorgo Rosso a Mazara. È stato già montato il palatenda che ospiterà il campo polisportivo per basket, volley, calcetto e altre discipline sportive. È stato inoltre realizzato il manufatto adibito a servizi e spogliatoi. I lavori sono in fase avanzata e vanno completati con pavimentazione gommata, impianti e arredi. Questa mattina sopralluogo nella struttura del vice sindaco e assessore allo sport Bilardello, che ha fatto il punto della situazione sullo stato dei lavori e l'impiantistica. Inoltre ha stigmatizzato il furto nell'area spogliatoi di due climatizzatori. Al momento, ha dichiarato Bilardello, l'area di cantiere è sotto la responsabilità dell'impresa, ma verrà presto dotata di videosorveglianza per controlli efficaci al fine di prevenire atti di danneggiamenti o furti. Il vescovo Angelo Giurdanella ha avviato gli incontri con le comunità parrocchiali della diocesi di Mazara. Domenica 13 novembre alle 11:30 celebrerà la messa in chiesa madre a Campobello. Nel pomeriggio, sempre di domenica dalle 16:30, il vescovo terrà la visita ufficiale della forania di Marsala, l'incontro con il clero, e poi alle 18 presiderà la messa con la partecipazione dei consigli pastorali. Con questi ultimi alle 19:15, sempre in chiesa madre, terrà un incontro. Mercoledì 16 e giovedì 17 novembre il vescovo farà invece la sua prima visita sull'isola di Pantelleria. Ieri sera invece solenne pontificale presso il santuario diocesano San Vito in riva di mare a Mazara, presieduto per la prima volta dal vescovo Giurdanella. Al solenne pontificale ha presenziato la principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, gran prefetto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo, terza pagina. Benvenuti al TG Vallo, terza pagina. Ieri al convento del Carmine a Marsala è stato sottoscritto il nuovo accordo operativo per la costituzione dell'equipe multidisciplinare territoriale per la presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza tra il comune di Marsala, comune capofila del distretto sociosanitario 52, il comune di Petrosino, l'ASP, il centro per l'impiego ed ancora l'osservatorio per la dispersione scolastica, il servizio di psicologia, il consultorio al fine di costruire una rete di cooperazione in favore dei nuclei percettori del reddito di cittadinanza. Siamo davvero soddisfatti di avere firmato questo nuovo accordo operativo, ha dichiarato il sindaco Massimo Grillo. Domenica 13 novembre si celebra la sesta giornata dei poveri istituita nel 2017 da Papa Francesco. A livello diocesano, come già negli anni scorsi, domenica rimarranno aperte a pranzo le mense fraterne Rosario Livatino di Mazara in via Casasanta, Giorgio La Pira a Marsala nei pressi dello stadio comunale e quella di Salemi nei locali attigui, l'ex chiesa madre. Il bel tempo dei giorni scorsi ha consentito all'amministrazione Grillo di accelerare sulla sistemazione di strade e marciapiedi in alcune zone del territorio comunale di Marsala, secondo un piano di priorità stilato dall'assessorato lavori pubblici diretto da Arturo Galfano. Utilizzando i fondi statali assegnati, afferma Galfano, abbiamo già portato a termine diversi progetti, come quelli riguardanti la via Ernesto del Giudice, Contrada Gurgo e Gravano Mandrigli. In questi casi, oltre al rifacimento del manto stradale e al completamento dei marciapiedi, gli interventi hanno anche riguardato lo smaltimento delle acque piovane. Ed ora lo sport, vittoria domenica a Cinisi delle ragazze della Vigor Mazara nel campionato regionale Serie D di pallavolo. La gara alla fine ha visto prevalere le ragazze della Vigor con il punteggio di 3-2 dopo oltre 2 ore di gioco. Adesso la squadra si prepara al debutto casalingo di domenica prossima contro il Bagheria.
Per il calcio impegno infrasettimanale questo pomeriggio per la Mazzarese che tra qualche minuto scenderà in campo a Misilmeri contro la Don Carlo nel match di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Per i giallorossi di mister Ignazio Chianetta serve una mezza impresa per il passaggio del turno, visto che all'andata i misilmeresi hanno battuto la Mazzarese all'Innovacara con il punteggio di 1-0. E il Mazara Calcio è indetto per domenica 13 novembre la giornata giallo-blu. In occasione della sfida alle 15 con il Don Carlo Misilmeri non saranno validi abbonamenti, tessere stagionali, ingressi omaggio e ingressi di favore. Il costo del biglietto sarà di 10 euro. Omaggio per gli under 14, la prevendita dei tagliandi sarà effettuata presso il Barra Stadio. Siamo arrivati al termine del TG Vallo, terza pagina. Per la programmazione in onda sulla nostra emittente, vi ricordo che questa sera a partire dalle 22.35 potete seguire un nuovo spazio dedicato allo speciale Televallo. Ospite in studio il consigliere comunale Giorgio Randazzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.